Abbiamo subito un danno d'immagine importantissimo, i quotidiani di Mezzi Italia tutti i giorni presentano la situazione di Banca Etruria, che oltretutto con questo processo che sta continuando, processo penale per bancarotta, sta dando un'immagine distorta della città come se fosse una città o di Lestofanti o di Allocchi. E anche un danno patrimoniale per perdita di chance delle nostre aziende. Ancora un anno sotto l'affaire Banca Etruria, così il sindaco di Arezzo traccia il bilancio di questo 2017 che sta per concludersi. Ci lasciamo alle spalle una città in lento cambiamento, però un cambiamento secondo me percepibile, diciamo con assoluta certezza. Andate per le strade di Arezzo e vedrete anche durante la settimana, anche d'inverno, una frequentazione che negli anni passati non c'era mai stata. Questo significa che Arezzo si sta affacciando al panorama delle città d'arte, delle città turistiche in maniera importante. Il turismo quindi, al fianco del settore manifatturiero, la chiave per il rilancio dell'economia del territorio aretino. La risposta turistica è stata in aumento di più dell'8%, quindi una parte della ricchezza ci proviene dal turista che viene da fuori. Questo non vuol dire che il manifatturiero è finito, assolutamente il manifatturiero c'è, regge, addirittura c'è un piccolo segnale di crescita, ma dobbiamo mettergli accanto una nuova fonte di reddito. Il 2018 porterà infine l'avvio dei lavori delle prime opere pubbliche messe in calendario grazie ai finanziamenti del bando aree degradate. Ad Arezzo arriveranno 17 milioni di euro. 2018 cominceranno i grandi lavori delle opere pubbliche legati in parte al finanziamento ministeriale legato alle periferie, al recupero delle periferie, in parte anche per scelte che l'amministrazione aveva fatto in precedenza, una per tutte il prolungamento della tangenziale tra Viale Santa Margherita e Via Monconte da Montefeltro, che è il primo pezzo della chiusura dell'Anella Nord, che sapete essere uno degli obiettivi di lungo termine di questa amministrazione. Poi ci saranno le grandi mostre del futuro, sulle quali non dico nulla perché saranno, spero, una piacevole sorpresa, tutta l'attività concertistica che stiamo mettendo in piedi anche grazie alla Scuola di Fiesole, e gli investimenti riguarderanno ancora una volta cultura, turismo e le opere pubbliche che sono già finanziate. E sicurezza, che è stata un po' anche la parola d'ordine di questo 2017, lo sarà ovviamente anche nel 2018. E sicurezza con la partenza, credo a questo punto ormai definitiva nel 2018, del sistema delle telecamere urbane legate anche all'investimento del privato, con una nuova acquisizione di forza lavoro per la Polizia Municipale, un concorso per ufficiali, per due posti da ufficiale, e quindi un rinnovato sistema di gestione del sistema sicurezza.